Barulli, ecco questo nome, Barulli, che cosa ti ricorda? Beh, Barulli era ed è, penso che sia ancora vivo, era il proprietario di un locale di Torino che si chiamava Ritual, dove io ci sono stato perché all'epoca avevo già il chiodo fisso, avevo 19 anni, 20, avevo il chiodo fisso delle donne. Le donne non mi guardavano, perché... Anch'io ce l'ho il chiodo fisso per le donne. Ce l'hai? Io amo le donne alla follia. Però il chiodo fisso vero ce l'hai? Per le donne? No, dove ce l'hai il chiodo fisso? Dove ce l'hai? No, io amo le donne, Piero. Le lo adoro. So, ma certo che... Non puoi vivere senza donne. No, non posso. Beh, anche voi non potreste vivere senza donne. No, però... Perché gli uomini, se non hanno delle donne vicino... Sono rovinati. Sono rovinati per però tutta la verità è che quando si dice c'è un luogo comune da sfatare, fai ridere una donna e ci sta. Io le facevo ridere e poi stavano con un altro. Capisci? Allora io ho detto, c'è qualcosa che non funziona. Allora faccio bene io a fai portarmela benissimo. A cena. Sì, porta la cena e porta, poi sopra. No, sopra. No, sopra. Adesso poi ti faccio vedere la mia camera da letto. Ci tengo, ci tengo. Se io ti dicessi GRP, non è un'analisi del sangue che devi fare, che cos'è questo? No, ma GRP è praticamente legato a Barulli. Ci sono due temi che vanno spiegati, sempre se al nostro gentile pubblico può interessare. Io ero andato a fare il DJ in discoteca unicamente per trovare i soldi per comprarmi un cane. Perché comprando un cane vai ai giardini e appena una ragazza ha un altro cane, tu gli tiri il tuo, i due cani si avvicinano e io tac... Capisci? Quindi ero andato a fare il DJ semplicemente per comprare un cane. Invece mi sono innamorato della musica e quando sono nate le radio private, tutte le radio private cercavano DJ che portassero i dischi della loro discoteca dove lavoravano alla radio, dove non c'erano né dischi né soldi. E la mia carriera è partita da un cane. Chiediamole ancora che cosa pensa degli uomini italiani. È una domanda banale che farebbe anche Pippo Baudo. Prego, sentiamo. No, sentiamo questa bella risposta. What do you think of Italian men? Molto sexy, molto... Sì? Sensual and very gentlemanish. Sì, ma anche lui? Sensuali? No, lui è eccezione. Oh no, anche lui. Anche lui. Call me what you want when you want if you want. And you can call me... Parlando di donne, Rossella. Che cosa ti ricorda Rossella? Rossella, perché sai, di ragazze ne abbiamo conosciute tante. Rossella deve essere... Quante donne hai avuto? Questo diventa bruttissimo dirlo. È bruttissimo dirlo. Sicuramente più di te, sicuramente più di te. Ma io non ho avuto neanche una, no, scusa. Era una battuta questa, degli autori. No, Rossella era la figlia di un grande imprenditore della ferramenta, per tornare ai chiodi. E io per entusiasmarla le avevo detto lavoro in televisione. All'epoca lavoravo in una televisione che si chiamava Telemanila ed era nella periferia di Torino. Per citare un grande artista, Frank Zappa, che aveva fatto una copertina di lui seduto sul water, il primo programma che ho fatto a questa Telemanila l'ho fatto seduto sul water. Ma anche tu mi hai fatto sedere su un water. Ma tutti siamo prima o poi seduti sul water. Il giorno. Due volte al giorno almeno. Ce la fai. Allora, questa ragazza un giorno dice, papà, al ferramenta, diciamo imprenditore, mi sono fidanzata con un ragazzo che lavora alla televisione, adesso te lo faccio vedere. Ed era una tavola, hanno acceso il televisore e io, perché andavo in onda a mezzogiorno all'una, ero seduto sul water. Il padre mi ha visto sul water, ovviamente aveva un'idea diversa del fidanzato per Rossella, prese il televisore e lo scagliò contro un muro e non vidi più né Rossella né il padre. È pronto? Allora io l'accompagno nel water, prego, da questa parte. Ecco qua. Mi raccomando, quando arrivi scrivi, fila dentro, via, busta via. E voilà, finalmente soli, mia topolina. Sono mesi che ti seguo, io sono pazzo di te. Lascia quel cinghiale, sposiamoci, fatti la plastica. Baciami, sposiamoci. Ti amo. È
differenza c'è fare la TV nella strada, come quella che hai fatto tu, e poi chiuso negli studi televisivi? Beh, c'è una differenza sostanziale, perché la televisione fatta per la strada è una televisione della realtà, e la realtà porta elementi che dentro uno studio, per quanto cerchi di ricostruirli, non ci saranno mai. Io chiederei qui al figlio di Biscardi che cosa ne pensa. Una buona partita. Cioè, lei è giornalista? Sì. Figlio di Biscardi proprio no, eh. No, c'ha gli stessi capelli. Sì, sì. Qui ridono tutti, come mai? Ma non lo so il perché. Faccio un po' la domanda a lei. È un bel tipo lei, eh. Anche lei. Per cosa scrive lei? Quale giornale? Niente, per la radio e basta. Ah, fa la radio. Un emittente di Reggio. Ah, ecco perché. Lei può fare solo la radio, sì, con quella faccia. Arrivederci. Salve. Però è chiaro che io ho fatto per 8 anni solo cose per la strada. Tutta la mia carriera a Rai 3, a parte l'ultimo anno che fu il laureato, che era una strada per modo, sì, di dire, perché erano aule universitarie, quindi non erano studi televisivi, ho fatto solo programmi per la strada, dove avevamo le scenografie più belle, le facce più vere, le storie più autentiche. Buonasera. Cercavamo o Fedele Gonfalonieri o addirittura il Cavalier Silvio. No, non sono qui, mi dispiace, no, me lo ritrovo. Perché abbiamo la trattativa con la famiglia cristiana che vorrebbe entrare nel gruppo. Sappiamo che qui tutti i giorni ci passa il Cavaliere. Siamo famiglia cristiana. Don Tonino. Don Tonino e Padre Ligio. Grazie. Silvio, ti abbiamo cercato per mari e per monti. Non ti abbiamo trovato, sei proprio un diavoletto. Ma torneremo, vedrai. Ciao. Poi a un certo punto sono usciti tutti per la strada, tutti, i miei colleghi, i finti miei colleghi, le copie delle copie dei miei colleghi. Ma eccetera. Ce n'hai i colleghi? Beh, i colleghi io li rispetto tutti, perché siamo tutti nella stessa barca. Fortunatamente siamo diversi, ma lo dico anche in favore degli altri, perché se ci fossero 100 Chiambretti o 100 Malgioglio sarebbe un incubo, ma se ce n'è uno solo è eccezionale. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea.